Ciao, sono Luca Salici dell'Associazione Antimafia del Sud. Oggi ci troviamo al Nomura Cinema Aquila, che è un cinema, un bene confiscato alle mafie qui nel quinto municipio. Durante la lunga marcia alla memoria, che è un evento annuale che organizziamo noi dell'Associazione Antimafia, che abbiamo voluto dedicare proprio a Roma, Roma città aperta ai clan, Roma città di mafie, oggi presentiamo il libro di Giuseppe Gennari, magistrato milanese, che racconta di questo asse tra appunto Roma, la capitale, e Milano, un asse che fa diventare oggi queste due città il centro nevralgico dei business e degli affari dei clan. Durante questa presentazione avremo modo di approfondire l'argomento con il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, con il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri e con Enrico Mentana, invece direttore del TG La 7, parleremo dell'informazione, appunto come fare una buona informazione contro le mafie. Il programma della Lunga Marcia alla Memoria è consultabile sul sito www.dasud.it. Saranno tante altre le tappe di questa marcia in giro per la capitale. Siamo già passati da Ostia, dal Pigneto, saremo domani a Tor Bella Monaca e passeremo anche dall'Appia Antica per fare una festa, per fare anche un resoconto di questa iniziativa sabato 29. Mi chiamo Giuseppe Gennari, faccio il giudice a Milano, giudice per le indagini preliminari. Negli ultimi anni ho seguito diverse indagini di mafia calabrese a Milano. Il libro nasce con il desiderio di trasmettere questa esperienza su temi che secondo me sono fondamentali, insomma, per tutta la collettività, e cercare di fare capire alla società milanese e lombarda, che molto spesso ha trascurato il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, cercare di fare capire quali sono i meccanismi attraverso i quali questo tipo di criminalità negli ultimi 20 anni ha raggiunto notevoli risultati e grande successo appunto nell'area lombarda e nell'area milanese. Sono meccanismi di alleanze con la società delle cosiddette persone per bene, con professionisti, con imprenditori, con politici, con soggetti delle istituzioni, meccanismi che hanno consentito appunto a questo tipo di criminalità di raggiungere un livello di diffusione di successo molto più ampio di quello che può ottenere una normale criminalità associata. E questa è un po' la ragione fondamentale del libro. Diciamo che queste organizzazioni mafiose hanno avuto l'abilità di saldare i loro interessi con gli interessi illegali di una parte, ovviamente non fortunatamente maggioritaria, della società lombarda e dell'imprenditoria lombarda. E quindi nello scambio di servizi è diventato appetibile rivolgersi a questo tipo di organizzazione e quindi in qualche modo gli si è aperta la porta. Il libro si chiama Le fondamenta della città ed è edito con Mondadori. Questa presentazione rientrasse nella lunga marcia della memoria 2013 e questa per noi è l'ottava tappa. Subito dopo la presentazione di questo libro, dopo questo nostro momento di riflessione, noi vedremo un film che si chiama Etty in Terra Pax, che ci racconterà la realtà di Corviale. Siamo partiti quest'anno e per il primo anno la lunga marcia della memoria si svolge a Roma perché, come diceva Danilo, Roma come Milano sono diventate capitali di mafie e lo sono per noi al tal punto che abbiamo fatto questa cosa un po' folle in questa lunga marcia scenica, per cui oltre ai momenti di riflessione, di dibattito, di discussione, ci siamo presi il gusto di organizzare un mafia tour nel centro storico della città. Abbiamo affittato un camioncino, un bus turistico, abbiamo scritto Roma città di mafie, abbiamo fatto parlare queste sagome che vedete alle nostre spalle, ecco ce ne sono due, in tutto erano sette, ci siamo fermati per il centro storico a dire che cos'era il rapporto tra appunto Roma e le mafie. Tanti sono i numeri.
che ci dicono che Roma non è più una città a rischio infiltrazione, ma Roma è una città di mafia, ce lo dice i 335 beni confiscati alle mafie, dal Caffè de Paris al Bar Chigi, ce lo dicono le più di 4.000 movimentazioni finanziarie sospette, che sono quasi il 13% di quelle nazionali. Sì, grazie a tutti. La situazione, io vorrei partire da un presupposto, che io non faccio il giudice antimafia, non sono un pubblico ministero, ma sono un giudice e mi sono occupato per anni di altri tipi di criminalità economica, spionaggio industriale di varia natura, ma non di mafia. Quindi scopro una realtà che fino a quel momento avevo trattato da cittadino, da lettore di giornali, quando inizio per una serie di circostanze ad avere sul tavolo indagini che riguardano appunto la criminalità mafiosa, in questo caso di tipo 'ndranghetista, quindi di origine calabrese. E dopo qualche tempo mi colpisce in maniera profonda il fatto appunto che la presenza di queste organizzazioni fosse un dato dal punto di vista giudiziario già acquisito da decenni nell'area milanese, nell'area lombarda, perché le prime indagini risalgono alla metà degli anni 80, alla metà degli anni 80 e primi degli anni 90 risalgono i primi grandi arresti di centinaia di appartenenti a organizzazioni mafiose di tipo 'ndranghetista, e con sentenze quella volta definitive. E quindi Prego, grazie. E quindi, come dire, la cosa che mi sorprende è che fino a quel momento, per quella che era la mia memoria, io sono relativamente giovane come magistrato, di mafia a Milano non si era mai parlato, l'opinione pubblica non ne parlava, la stampa non ne parlava, il problema era sostanzialmente dimenticato. E quindi si riprende a discutere appunto di pericolo di infiltrazioni, dopo gli arresti della famosa operazione Infinito e via dicendo. E di fronte alla realtà che invece avevo sotto gli occhi, coglievo questa profonda distonia, ma mi veniva da dire: ma che pericolo di infiltrazioni? Qui non c'è nessun pericolo di infiltrazioni, qui stiamo parlando di fenomeni già radicati che tutti si sono dimenticati per una decina di anni. Poi su questo le ragioni sono tante e se ne potrebbe discutere. E questa, diciamo, è la prima fotografia che posso offrirvi. Dal punto di vista delle istituzioni, poi la professione giornalistica ormai si chiama così, giustamente, sanamente, a Milino, che persino gli uomini di 'ndrangheta tra di loro si offendono dicendo che sei un giornalista. No, però a parte di stile buttato, no, non è la questione di cosa è notiziabile, purtroppo è un'ulteriore escrescenza dei vizi della società dell'informazione, no? Ci si preoccupa di più di quanto notizia viene data di qualcosa piuttosto che della sostanza, no? Capita ormai perfino che gli uomini dell'antistato, quando vengono arrestati, si mettono a favore di camera per riuscire bene. La sostanza non è questa e non può essere l'informazione, e tanto più quella televisiva, che è forzatamente più superficiale, a surrogare quello che deve essere il compito di favorire una presa di coscienza sulla portata e nuovi gangli del fenomeno mafioso in tutte le sue articolazioni territoriali. Certo, questo non ci assolve dal fatto di parlare delle grandi inchieste e di ciò che disvelano, non soltanto per numero di arresti o per colpi inferti o non inferti alla criminalità organizzata. Da questo punto di vista non ho avuto difficoltà a leggere il saggio del dottor Gemari, perché racconta storie che conoscevo già, proprio perché abbiamo raccontato, anche perché soprattutto negli ultimi anni la dedizione che è stata data da alcuni importanti magistrati anche al nord e anche a Milano al fenomeno della penetrazione della 'ndrangheta hanno fatto sì che se ne parlasse anche tanto, tanto per intenderci, quando l'inchiesta la compie la Boccassini diventa immediatamente, l'ha verificato anche il dottor Gennari, molto più glamour, molto più interessante e a volte anche molto meglio raccontata nelle stesse ordinanze, devo dire la verità.